laboratorio di medicina molecolare della Facoltà di Medicina dell'Università di Milano Bicocca. In questo laboratorio sono attivi diverse linee di ricerca. Ci occupiamo di studiare la patogenesi molecolare delle malattie che sono big killer nel mondo occidentale, patologie cardiovascolari, tutte le patologie su base aterosclerotica e la patologia tumorale. In questo laboratorio facciamo ricerche di medicina traslazionale, ovvero cerchiamo di trasferire al letto del malato immediatamente in clinica, sia per la terapia che per la diagnostica, i risultati delle ricerche che effettuiamo in laboratorio. In ambito oncologico abbiamo fatto una ricerca davvero di frontiera. Abbiamo identificato 49 nuovi geni che sono responsabili ed implicati nella resistenza multifarmaco nei tumori. È noto che una certa percentuale di malati con carcinoma del colon, della mammella, dell'ovaio, del polmone ed altri tipi di carcinoma, quando sono trattati con farmaci chemioterapici, non rispondono alla terapia, vanno in recidiva e purtroppo risultano incurabili. Noi abbiamo scoperto perché? Abbiamo scoperto che nelle cellule di questi tumori esistono delle lesioni genetiche, delle mutazioni specifiche in alcuni geni che rendono queste cellule immortali e non responsive alla terapia con i farmaci. Questa scoperta è molto importante per la diagnostica perché, individuate queste lesioni genetiche, i pazienti non saranno più indirizzati a una chemioterapia che comunque non avrebbe l'effetto desiderato. E soprattutto è importante per la terapia, perché questi geni potranno essere un giorno dei target molecolari specifici per una terapia medica personalizzata. In un giorno non troppo lontano, ogni malato avrà una diagnosi estremamente specifica del proprio tumore, non basata soltanto su elementi di istopatologici e morfologici, ma basato anche sulle lesioni genetiche che si riscontrano nel suo tumore. La Facoltà di Medicina dell'Università di Milano Bicocca è molto attiva non solo nella ricerca di frontiera, ma anche nella diagnostica avanzata. Un esempio è la recente istituzione del Centro Tissue Macroarray, dove si fa diagnostica avanzata in campo oncologico e possiamo fare un'analisi non solo morfologica, ma anche genetica e molecolare dei campioni di tessuto che vengono dall'anatomia patologica. L'apparecchio ci consente di analizzare contemporaneamente fino a 1000 campioni e quindi fino a circa 300 pazienti contemporaneamente, con un livello di qualità, di affidabilità e anche di riproducibilità molto elevato. Il vantaggio per il malato è di poter avere una diagnosi specifica ed estremamente accurata, basata non soltanto sulla morfologia della sua biopsia tumorale, ma anche sulle lesioni genetiche e molecolari che caratterizzano il suo tumore, aprendo la strada quindi ad una terapia personalizzata. Il vantaggio per il Sistema Sanitario Nazionale è quello di un incredibile risparmio di costi. Il laboratorio Stefano Verri è uno dei tre laboratori di produzione di cellule per uso clinico che nel 2007 l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato in Italia, specificatamente per la manipolazione, produzione e rilascio dei prodotti di terapia cellulare per uso clinico. L'interesse per i prodotti di terapia cellulare è ovviamente esploso negli ultimi anni, in relazione alla dimostrazione che alcune sedi del nostro organismo, in cui sono normalmente e fisiologicamente presenti cellule staminali, possono essere utilizzate, queste cellule staminali, per poter ottenere in vitro cellule da utilizzare per la riparazione di diversi tessuti. E di conseguenza è aumentato moltissimo l'interesse di poter pensare che un tessuto danneggiato possa essere riparato dall'innesto, dall'infusione di cellule o addirittura tessuti ricostruiti in qualche modo in vitro che possono essere poi utilizzati per la riparazione di un danno causato da una malattia del tessuto stesso. La normativa europea ha assimilato i prodotti di terapia cellulare al farmaco e pertanto la loro produzione e il loro rilascio deve seguire le stesse norme molto rigorose che oggi sono
le norme che stanno alla base della produzione dei farmaci per uso clinico. Ma che cosa significa utilizzare dei prodotti di terapia cellulare? Allora, la sorgente oggi da cui normalmente si parte sono il sangue midollare o il sangue periferico di un paziente o di un donatore. Nel caso specifico, ad esempio, nella produzione di cellule che sono in grado di aggredire la malattia, ad esempio nel caso del tumore, si parte ovviamente dal sangue del paziente e attraverso opportune manipolazioni che vengono svolte all'interno del laboratorio Verri si arriva a produrre cellule che sono in grado di aggredire la malattia. In altri contesti, ad esempio come il campo cardiovascolare, devono essere isolate dal sangue sempre del midollo quelle cellule che sono i progenitori dei vasi, perché l'utilizzo all'interno di un malato che ha avuto l'infarto, l'ipotesi ovviamente degli studi clinici è di dimostrare che queste cellule, quando vengano reinfuse o nella sede dell'infarto, possono rigenerare vasi nuovi e quindi ovviamente ridurre l'effetto che l'ischemia ha prodotto. Infine, nel campo invece della bioingegneria dei tessuti, sempre a partire dal sangue del tessuto midollare, si devono isolare quelle cellule che sono i progenitori del tessuto osseo. E una volta isolate, vengono fatte crescere proprio per costruire una struttura tridimensionale su un supporto che può essere di collagene o di idrossiapatite, in modo da costruire proprio tridimensionalmente un cubetto di tessuto che poi è quello che viene consegnato ai colleghi chirurghi, odontoiatrici o ortopedici, per impiantare nella lacuna, cioè laddove manca il tessuto, proprio il cubetto di tessuto osseo che è stato in qualche modo generato all'interno di un laboratorio e che possa ovviamente colmare il deficit che in quel tessuto è stato causato da una malattia.